arpeggi lunghi. Eccoci a chiave. Hai studiato ritmo con me, che lo vedi qui, e mi hai detto una taglia sono troppo semplice. Va bene, oggi le rendiamo più complicate, ma anche più belle. E siamo sull'arpeggio. Rivedi anche questa. Devi avere chiaro due concetti. E stare ferma come posizione con questa porta e stare sul percorso. Percorso piccolo. Adesso io ti consiglio, se sei all'inizio prendi Do maggiore, Do, Mi, Sol. E non spostare la mano. Se sei più avanti, qualsiasi accordo. Riprendi il ritmo da questo video qua. E per essere anche più padrone, prendiamo un ritmo come potrebbe essere Do ga da di. E metti Do mi sol come ti pare, alternando. Come è venuto? Scrivimi nei commenti. Preparati Do maggiore e facciamo l'accento coincidente con il basso sulla nota più grave. Sul Do maggiore diventerà. O sul qualsiasi accordo. Importante, prepara l'accordo e tieni nella mente il ritmo. Do maggiore non cambia, il ritmo non cambia, cambiamo accento. Adesso facciamo dal Mi. Dal Mi. Non dalla nota più grave, ma dalla terza della Perché non mi corda. segui su Instagram? Pubblico anche altre cose interessanti. Esempio, adesso suonerò Fa diesis minore, non dal Fa diesis, ma dalla terza dell'accordo. Scrivimi nel commento. La terza del Fa diesis minore è. Rispondimelo tu. Non hai spostato il tuo Do maggiore? Hai bene chiaro in mente il tuo ritmo. Adesso facciamo dalla quinta della corte, del Sol, in Do maggiore per esempio. Qualsiasi accordo, per esempio Do diesis minore. La quinta in Do diesis minore è Sol diesis. Re maggiore, la quinta è La. Mi cambia la posizione. Le mie varianti di posizione su questa fisarmonica sono finite, tutto il resto è ripetizione. Ma sul pianoforte è un po' diverso. Ti consiglio di rivedere il video dedicato a queste cose per essere più spontaneo. Hai mantenuto il tuo Do maggiore? Dai, adesso facciamo un cambio dell'accento dal Do, dal Mi e dal Sol. Sarebbe bellissimo anche cambiare i bassi. Ti mando sul video dedicato a questi cambiamenti nella mano oscura della fisarmonica, la mano sinistra. Proviamo dal Do, dal Mi e dal Sol. Do, Mi e Sol. Un'altra volta dal Do, dal Mi. Dal Sol e Do o dal qualsiasi accordo, per esempio Fa diesis minore, dal Fa diesis, dal La e dal Do diesis. Com'è andata? Scrivimi nei commenti. Questi
esercizi servono per variare i tuoi studi, perché ogni musicista per suonare i brani fa la ricerca. Questa è una specie di ricerca sull'arpeggio. Se ti viene fluido, così puoi tentare fare una cosa speciale. Vieni fluido così? Adesso proviamo a spostarci. Come nello sfondo che ho scelto a posto, ornamento si ripete, ma nell'una precisa distanza, stessa cosa succede nell'arpeggio lunghe. La posizione rimane, ma viene spostata sulla tastiera. Però non spostare la tua posizione. Si sposta la mano, si fa più fluido, ma cerca più possibile mantenere la posizione. Con spostamento. Lo rifaccio ancora. Prova magari a fare Do maggiore spostando e suonando insieme Do mi sol come accordo. A volte accento si cambia nei tempi speciali, un po' bizzarri, quindi dal Do, dal Mi, dal Sol e siamo fino al Do. Sarebbe bello provare anche i discesi. Quelle che abbiamo fatto, ma in versione discesa. Ok, e buon studio a tutti! Lo spartito di questo esercizio lo troverai sul mio Patreon. In cambio ti chiedo di offrirmi un caffè. Tutti i link di video che ti ho consigliato e anche del Patreon lo troverai in descrizione.